Ciao a tutti ragazzi, bentornati a bordo. Stiamo continuando la nostra saga di Penthesilea in Troy Total War. Dopo aver sconfinato nei territori del nord della Grecia, ci stiamo avvicinando. L'idea è di approcciare Micene, che è il nostro antagonista, e quindi Agamennone. Entriamo nel turno 70-80, anzi, abbiamo una costruzione disponibile. Questo non mi dà grossi guadagni. Questo invece mi interessa. Approfittiamo visto che siamo riusciti a razziare un po' di legna. Abbiamo iniziato a ricostruire l'esercito di Mirto. Vediamo stavolta quanto ci dura. Speriamo bene. Un po' di agenti nemici che si stanno accalcando alle nostre porte. Ok, abbiamo emanato il decreto del saccheggio, quindi abbiamo più 10% gli introiti. Diminuisce qualche culto, ma ormai gli dèi, come tutti gli umani, ci odiano. Beoti, la fazione distrutta. Per non saperne leggere né scrivere, andiamo a inamicarci anche Itaca. Questi 24.000 di cibo ci fanno gola. Si va avanti di risoluzione automatica come se non ci fosse un domani. Ormai l'esercito di Penthesilea è particolarmente esperto e abile. Quindi non abbiamo problema a muoverci in tal senso. Vedo che Trachis è ben protetta. Preferirei lasciarla stare. Trachis di Hesperia. E invece di andare a infilarmi qui in mezzo, che non mi piace, torno verso ovest. Quindi mi allontano un altro po'. Allontano un altro po' e andiamo verso l'entroterra. Muoviamo anche Mirto. Ho ancora la speranza di farla diventare autonoma. Anche se purtroppo ne prende ancora parecchie, Mirto. Reclutiamo anche un po' di forze speciali. Andiamo a riprenderci la spia. Stiamo andando un parecchio sotto di cibo per il mantenimento, però non importa. Ah, adesso ci fa reclutare un nuovo agente. Agente emissario, perché abbiamo Mirto. E allora resterei su questo. Scusate. Elefenore. Direi che è il nostro uomo. Sul pezzo. Ok. Andiamo avanti con i decreti reali. Meno 10% di riti di iniziativa. Di cavalleria. Questo sarebbe stato bello, ma abbiamo notato che la cavalleria. Qua c'è tutta una serie di potenziamenti per la cavalleria molto costosi. Molto costosi. E tra l'altro. E tra l'altro abbiamo notato che la cavalleria non è che paghi molto. Il banchetto finale, interessante.
Non è che paga molto, però vabbè, dai, facciamolo lo stesso, visto che qua c'è un turno, poi un altro turno di questo. 1.700 ci vorrebbe, noi abbiamo solo 1.200. Vediamo se riusciamo a racimolare un po' d'oro da qualche parte. Tanto il numero di agenti che ci circonda si fa cospicuo. Potrebbero iniziare a darci un po' fastidio. Tra l'altro hanno tutti successo. Ah no, fallimento, successo, uno solo. Uno solo ha successo. Io qui quasi quasi mi arrischio, anzi no, perché qua, ah, anche ad Agrinio hanno tirato sulle difese. A questo punto... No, potrei prendere la sacerdotessa, però non mi interessa. Mi piace molto. A questo punto... Qui ci sarebbero le arpie, qui c'è Gloria, 600 a favore. Ah, qui c'è quello della visuale. Questi mi piacciono molto, che si riesce ad avere un'idea di quello che ci circonda. Quindi Mirto, io la terrei lontana da questo gruppo di 17, perché se questi escono rischiano di farci male per l'ennesima volta. Mirto sarebbe ottima per andare a prendersi qualche piccolo paesino, che però qui non ne vedo, sono tutte grosse città. Muoviamola, muoviamola verso nord. Restiamo da questa parte. E Pentesilea è stata bloccata da un emissario, quindi più di così non può muoversi. Eviterei di usare la marcia. Reclutiamo ancora. Il resto sulle brigate perché mi piacciono di più. Hanno anche più morale. Però queste hanno veramente un bel danno. 46. E anche un po' più di difesa. 71. No, quella è, scusa, attacco corpo a corpo. No, dai, restiamo su queste. Arriviamo a 20, ok. Quindi più 10 alla difesa. Continuiamo a puntare sulla cavalleria, anche se sinceramente non mi ha dato molte soddisfazioni. Sparta, notavo che abbiamo un equilibrio di forze nettamente a nostro vantaggio, quindi vuol dire che sono presi abbastanza male. Ma in verità, con tutti, gli unici due che ci tengono testa al momento sono Itaca e... Ecco, Itaca e Micene. Come era praticamente previsto, ci attaccano Mirto, qua ci dà una sconfitta totale, perché contro la sua fanteria media le nostre brigate leggeri
possono fare molto poco. Andiamo lo stesso a combatterla. Se è disfatta anche stavolta, mi sa che con Mirto lascio perdere, perché è, ahimè, ingestibile. Passiamo anche in campo completamente aperto. Ovviamente quando non ho la cavalleria ci becchiamo sempre in campo aperto. Loro esercito si avvicina, noi dalle foreste iniziamo a colpire. Facciamo un po' di danni, niente di che. Meglio tirare sui lancieri. Teniamoli comunque in schermaglia. Facciamoli sparire nella foresta. I guerrieri hanno avvistato nemici in agguato. Ah, niente, ci hanno anche avvistati. Allora, disattivo la modalità schermaglia perché voglio girare dietro le loro file e andare a prendere le unità da tiro. Intanto qui stanno arrivando corpo a corpo. No, non vedo molte speranze, sinceramente. Sono veramente troppi. Cavalleria non ha intenzione di fare quello che gli avevo detto. I tuoi guerrieri stanno perdendo fiducia. Abbiamo le linee che iniziano già a cadere, le prime linee. Stiamo tenendo impegnate le unità da tiro con la cavalleria, ma non credo possa durare molto. I suoi guerrieri sono stati messi in fuga. Vediamo se riusciamo ad abbattere l'nemico, l'eroe. Le lance mi hanno incastrato la cavalleria. I tuoi guerrieri si stanno radunando. Ma pare che siamo riusciti a fare bene da questo lato, grazie alle arpie probabilmente. Questi teniamoli in fuga. Ok, qualche lancio siamo riusciti a tenerla impegnata
che corre dietro alle cavallerie, ovviamente inutilmente. Qua facciamo un po' di schermaglia nei boschi. Qua c'è la cavalleria che fa un po' di fatica. Ha chiamato a sé l'eroe nemico. Ok, l'eroe nemico è caduto. Molto bene. Sai che iniziano a perdere fiducia? Andiamo a goderci un po' Penthesilea, che fa un po' di morti. I guerrieri si stanno radunando. Allora, qualcuno che riesce a dare una mano? Penthesilea, cioè no, nessuno. Questi non so perché sono andati in corpo a corpo. Una delle tue unità ha finito le munizioni. Ok, andate corpo a corpo. Vabbè, questi ormai sono in rotta, questi sono in rotta. Sì, le abbiamo prese, però le abbiamo anche date. C'è da dire. Addirittura la nostra cavalleria è stremata, nonostante il nemico in fuga, corre in ritirata. Ha le tue unità nascoste. Vede che non ce la fa più. Ok, hanno dei gruppetti sparsi, ancora ben organizzati. Di buttarli giù, vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, ma cosa è rimasto di cavalleria? Questi attimi un po' confusi nel finale, la battaglia è diventata molto aperta, hanno molte unità in fuga, però c'è qualche unità grossa che è rimasta, tipo questa di frombolieri che sta per essere ghiacciata. Dalla nostra cavalleria e se ne va in fuga. E questi, che invece dovrebbe pensarci Penthesilea. Un'altra unità qui ai bordi della foresta, vediamo se riusciamo a caricarla. Sì, dai, ci sta.
Perfetto, in fuga anche loro. Ok, si sente il profumo. Andiamo a prenderci gli ultimi sopravvissuti. Bolliere che scappa. Ma non pensavo l'avremmo vinta, ci è costata parecchio. Però dai, è andata e non abbiamo neanche perso troppe unità, molte si sono ritirate, quindi dovremmo riuscire almeno a ripristinarle. Andiamo a dire integro. Ah ok, come non detto, con i Dori c'è una faida aperta. Andiamo a giocarci subito anche questa. Hanno voglia di rivincita, però mi sa che anche qua allora dobbiamo sicuramente riuscire a fare il più possibile con le nostre unità da tiro, perché le nostre unità di fanteria invece sono particolarmente messe male. E teniamoci qua la cavalleria, che così andiamo a colpire, e teniamoci in testa anche Mirto. Ok, qui non so perché non me li ha messi in gruppo. Loro muovono subito con i carri. Dobbiamo cercare di restare uniti. Il nemico ha avvistato le tue unità nascoste. Aspettiamoli nella foresta, che così i carri fanno meno male. Vediamo se siamo riusciti a incastrarli. Qui hanno mosso i carri in attacco, ma ovviamente nella foresta possono fare ben poco. È il momento. L'eroina è sotto attacco. Ah, scusate, ho fatto un casino. È il momento di attaccare con le unità di cavalleria. Vediamo cosa riusciamo a fare. Viriamo sui guerrieri con clava. Poi allontaniamoci e teniamoli sotto tiro. Ok, sono andati in rotta i carri. Occupiamoci subito di questi. Stiamo vicini. Sono anche dei giganti corazzati. I tuoi guerrieri stanno perdendo fiducia. Ok, la loro prima ondata è andata in rotta. Approfittiamo che hanno lasciato sguarnite le difese. Andiamo a colpire
si sono stati messi in fuga. Poi ovviamente sarà molto dura, perché loro sono di più. Però gli abbiamo fatto fuori l'unità da tiro. Loro stanno venendo a prenderci le nostre, però a piedi fanno molto più fatica, perché siamo in armatura leggera. Tra l'altro le arpie sono abilissime nell'attacco in schermaglia. Ma nel frattempo noto che i loro rombolieri rinomati sono riusciti a far fuori la nostra cavalleria, per quanto fosse leggera, ma era di carta pesta. Ok, in campo praticamente è rimasto solo Mirto, che se a breve non mi attiva la ristia, i guerrieri si stanno radunando, mi sa che gli lascia pure le penne. Ah, qui si sono radunati, però sono in quattro gatti. Niente, Mirto va in fuga. E direi che è finita. Erares, i tuoi guerrieri si stanno radunando. Peccato, perché era partita bene. Peccato, peccato. Attenzione, stai perdendo terreno. Ok, ho attivato anche la ristia, ma non ho capito. Ah, è proprio morto Mirta. Morta. Vabbè, qui penso che sia anche inutile. Dichiariamo sconfitta, abbandoniamo. Ok, per la terza volta l'esercito di Mirto viene completamente distrutto. Ah, qua ci viene data un'eroina automatica, che però ha vita molto breve. E i Dori, ammetto, si sono vendicati di quella disfatta che avevano ricevuto negli scorsi episodi. Si sono vendicati, però a noi interessa poco. Cioè, oddio, interessa. In verità stavamo meglio prima. Potremmo anche andare a colpirli, ma sinceramente preferisco muovermi su Agrinio, che lo reputo più interessante. Andiamo ad emanare un altro decreto. Pioto l'armatura di tutte le unità, questo mi piace. Tutti i decreti da un turno, quindi non farò più altri eserciti, perché è solo una perdita di tempo. Continuano ad attaccarmi all'infinito, soprattutto adesso che abbiamo quell'indice di affidabilità troppo basso. Quindi continuo a muovermi con Pentesilea e vediamo fin dove ci vorranno portare gli dèi. Allora, la zia questa non mi interessa. Facciamo questo, visto che stanno iniziando un po' a rompere gli agenti nemici. Questo addirittura ha un 1% di possibilità. È completamente inutile.
Diciamo piuttosto mormori di insurrezione che non serve assolutamente a niente. Tra l'altro fallito anche. Era solo per dargli qualche punto abilità. Ma non ci siamo. Prendiamoci anche Grinio. Destroy this place. Quasi quasi dopo, se mi lascia, non mi ricordo se si possono mettere due agenti all'interno dell'esercito. Quasi quasi li implemento entrambi. Questi è grado 4. Al prossimo step potremo finalmente passare al grado 5 e quindi elevarli tutti all'ultimo livello. E là sì che iniziamo a avere un esercitino coi controfiocchi. Qui controfiocchi, peccato che è l'unico che riusciamo a tirare in piedi. Perché gli altri non ce la si fa. Ok, intanto la gente viene anche bersagliato dai nemici, dagli agenti nemici. Proviamo ad andare a prendere prima Staco. O Astaco forse. Ok. Cavoli, qui ci sarebbe anche Itaca. Itaca sarebbe divertente andare a buttargli giù Itaca a Ulisse. Così, giusto per andarlo a disturbare un po'. Vediamo in diplomazia come siamo. Meno 63. Ok, continua a scendere. Molto lentamente. Preferirei scendere verso sud per andare verso Micene, anche se questo Palairos mi fa gola, visto che mi dà una visuale. Prendiamo delle nuove reclute che ci aiutano nella fase di reintegro. Abilità da Rato. Sono punti abilità che hanno un po' poco senso. Peccato che gli agenti non li abbiano riscritti per Pentesilea, perché ha delle funzioni completamente diverse. Ad esempio, dargli più 20 influenze sulla provincia, visto che non abbiamo neanche la gestione delle province. So proprio a cosa posso servire. Più 10 alle risorse. Ah, questo costo di mantenimento dell'unità è l'unico che ci fa gola. Ok, non ci possiamo spostare perché l'agente nemico ci ha bloccati. Using misinformation against your enemies. My talents can advance your plans. Allora, vediamo com'è la situazione qui a Calidone. E vediamo anche com'è da questa parte. Vabbè, Calidone è una fortezza inespugnabile. E anche a Tolofona mi pare che siamo messi bene. Direi che è arrivato il momento di far visita al buon Ulisse.
E in verità a me, no, a noi non ci serve nulla di tutto ciò perché siamo messi abbastanza bene. Abbiamo però la possibilità, eccoli qua, di aumentare i riti di iniziazione. Costa oro, costa tantissimo oro. Vediamo quanti riusciamo a farne. Ok. Abbiamo una bella schiera di cavalleria. Ah, avremo la possibilità di aumentare anche queste. Diciamolo. E basta. Sì, è un peccato non riuscire a tenere in piedi più eserciti con tutte quelle risorse che abbiamo. Dovremmo averne due, tre che vanno in giro a razziare, però... Col discorso che gli eserciti delle Amazzoni non si uniscono tra di loro in combattimento... e gli altri sì, praticamente siamo sempre in inferiorità numerica, soprattutto in casi come questi in cui abbiamo nemici in ogni dove. Ok, vediamo dove riusciamo a muovere le nostre spie. Andiamo ad esplorare nuovi territori. What do you wish done? Allora, farei un fuorviare. Vediamo se almeno questo mi funziona, che così blocco l'esercito nemico. Niente. Questa partita gli agenti sono stati veramente inutili. Vabbè, io vado lo stesso a prendermi Oleno. Interessa. Massacre them. Ok. Flatten it. Diamoci sempre gloria da battaglia. Man-killer. The Amazons rise. Ah, qua per sbaglio ho attivato. Vabbè. Vabbè, ho attivato un patto di sangue. Vabbè, non ci serviva, però vabbè, ormai ho cliccato e non si può annullare, a quanto pare. Andiamo giù verso Mirsino. Quanto da lontano siamo da Micene? No, dai, non tantissimo. Gli arriviamo proprio in bocca alla capitale. Siamo al turno 88, di solito... Quando arrivo a questo turno siamo già, non dico in conclusione, però in una fase in cui calante. Qua invece direi che non siamo neanche a metà dell'opera, anzi siamo ben distanti. Però dai, vediamo finché dura, la portiamo avanti. Posto i miei agenti che intanto disturbano un po' il nemico e lo confondono. Continua a saccheggiare. Continua a saccheggiare. Dobbiamo prenderci anche Altis. Ecco, Altis ci sarebbero i giganti. Dovremmo far fuori qualcuno per sostituirlo con dei giganti. Proprio a questo limite, pensi di Silea, che non può avere più di 20 unità. Cioè, è un limite di tutti. È solo che con gli altri puoi farti due eserciti e diventano 40. Invece Pentesilea no, sono 2 da 20.
Ok, abbiamo emanato anche il decreto. Questo qua ci protegge un po' dagli agenti nemici. E, intanto Micene pare, almeno dicono le nostre spie, che si stia impegnando, concentrando energie e risorse nello sviluppo di insediamenti. E, vabbè, la cosa ci tocca fin là. Qui io adesso di eserciti in giro non ne vedo. Speriamo che se ne siano andati tutti magari verso Sparta. Anzi, c'è ancora Ithaca qui. Io vado a prendermi anche Altis e poi direi che possiamo chiudere qui. Oh, guarda qua, 1000 d'oro. Questa mi piace. Possiamo chiudere qui il video. Raise it and enslave their menfolk. E magari qui potrei reclutare gli agenti. Gli agenti lì, i giganti. Cavoli, un gruppetto di giganti corazzati mi avrebbe fatto piacere. Quasi quasi li vado a sostituire. Un po' un peccato perché queste qua sono unità. Li vado a sostituire. Sono unità che mi piacciono molto, soprattutto queste. Con chi potrei sostituirle? Bah, lasciamo per... Magari con... Beh, questi intanto prendiamo. Però i giganti costa. Giganti campioni. Questi sono veramente grossi, eh. Cioè... Questi... Ragazzi, i giganti campioni... Spaccano. Questi qua me li voglio prendere. Cacciatrici a cavallo. Bah, quasi quasi... Non lo so. Le arpie danno sempre soddisfazioni. Abbiamo molte unità da tiro. Quasi quasi lascio perdere questa. Un peccato, perché... Però, ragazzi... qua non si scherza. Potrei prenderne anche altri? No, non ho più oro. Potrei prendere dei giganti normali. Tipo questi. I lancieri corazzati. Anche questi mi piacciono molto. Allora, lasciamo perdere questa, che era l'unità... Sto abbandonando molto le unità da tiro, devo dire. Perché tanto... Tra... Le arpie... No, aspetta, ho sbagliato. Questi qui, corazzati, dai. Due unità di giganti ci stavano alla grande. Muoviamoci verso Alifera e andiamo a recuperare... un po' di oro. Chiudo qui il video, ci vediamo nel prossimo episodio dove, se gli dei vogliono, arriveremo alle porte di Micene. Anzi, qui vedo proprio... No, non è... Non è lui il nostro nemico. Agamennone. Mettiamo in ricerca anche... un decreto. Mettiamo in un decreto. Metterei a questo punto la costruzione. Questi qua militari li abbiamo già fatti tutti. Mettiamo questo, che tanto ci metto un turno. E poi si rivede nel prossimo. E se avete piacere, se volete iscrivermi, commentare, sono sempre ben accetti consigli e quant'altro. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.